Ciao a tutti e bentornati sul canale. Siamo ancora qui su TryAcme e proseguiamo il nostro percorso dell'offensive pentesting. Questa sessione Advanced Exploitation ci sono rimaste solamente due macchine, Relevant e Internal. Finite queste due, passeremo alla sezione Buffer Overflow. Però oggi ci tocca Relevant. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Questa macchina è una black box, non ci vengono dati aiuti, piste o quant'altro. Quello che ci dice è che vuole che gli diamo la user flag e la root flag. Questa stanza non ha bisogno di essere fatta con l'utilizzo di Metasploit, quindi abbiamo anche la possibilità di fare le cosine in maniera un po' più manuale. Ci dice che dovremmo creare anche un report, pertanto è una stanza, è una macchina che va molto bene per l'esame al quale mi sto preparando, quindi l'SCPPT. E quindi niente, ci dice, abbiamo già fatto varie black box prima dell'esame AJPT che ho finalizzato con esito positivo qualche mese fa. Abbiamo fatto tre black box nei laboratori di INE, che sono state molto carine, molto simpatiche. Ecco, diciamo, la differenza tra le black box e le macchine che spesso facciamo su TryAcme è che non abbiamo nessun tipo di aiuto. E per tutti coloro che hanno almeno una conoscenza basica della sicurezza informatica, sicuramente è molto più stimolante, no? Perché non avendo già tutto scritto, quello che dobbiamo fare o gli strumenti che dobbiamo usare, si parte da zero, si comincia a scoprire, è sicuramente più interessante e più stimolante. Ok, allora avviamo la macchina e poi, come sempre, ci andiamo a preparare l'ambiente di lavoro. Tanto per cominciare, ci colleghiamo al VPN di TryAcme. Sequenza completata. Poi ci andiamo ad aprire un altro terminale e ci andiamo a creare una cartella per questa macchina che la chiameremo come la macchina, quindi Relevant. Ci ficchiamo dentro e siamo pronti. Andiamo a vedere se l'IP della macchina è già disponibile. Sì, ce l'abbiamo qui. Quindi possiamo cominciare con la fase di riconoscimento. Come sempre cominciamo con nmap, dicendogli con il parametro meno p meno che vogliamo che scannerizzi tutte e 65.000 le porte, gli aggiungiamo il parametro meno meno open perché ci interessano solamente le porte aperte. Ricordiamo che una porta può essere filtrata, può essere chiusa, ma per il momento vediamo solamente quelle aperte. A questo parametro aggiungiamo un min rate 5.000 per dirgli che deve tramitare non meno di 5.000 pacchetti, questo velocizza di molto la scansione. Aggiungiamo un triple verbose per dirgli che ci riporti immediatamente qualsiasi porta trova aperta, non che dobbiamo aspettare che finisca la scansione. Aggiungiamo un meno n, un meno pn perché non vogliamo la risoluzione del DNS, questo ci porterebbe via 1 o 2 minuti. E mettiamo l'IP della macchina vittima. Per concludere, facciamo un meno og per dirgli che vogliamo che salvi questo report in un formato greppeabile su un file che chiameremo target. Naturalmente, per fare questo tipo di scansione abbiamo bisogno di dargli i permessi da sudo, quindi torniamo indietro e gli diamo sudo. Ho sbagliato la password. Nel frattempo andiamoci a mettere l'IP della macchina vittima sulla Polybar, che è molto comodo, quindi facciamo set target e gli diamo l'IP della macchina vittima. Ok, ce l'abbiamo qui sopra. Aspettiamo che finisca la scansione. Vediamo già un bel po' di porte. La 3389, la 135
l'80 HTTP, la 139, 145. Ok, ha finito la scansione. Apriamoci il file. E qui abbiamo tutte le porte. Allora, porta 80 HTTP. Abbiamo un sito web. Abbiamo la 135, 139, 445, 3389, server, IIS sicuramente. La 49663 TCP, 49667, 49669. Non ho guardato il TTL per vedere se era una macchina Linux o una macchina Windows, però dalla quantità di porte aperte, secondo me è una macchina Windows. Perché? Perché la macchina Windows di default ha molti servizi esposti a differenza di Linux. Comunque dopo lo andremo a vedere. Adesso facciamo una seconda scansione con nmap, dove gli diamo il parametro sc e il parametro sv per andare a vedere se ci trova qualche vulnerabilità utilizzando i script basici di nmap e per vedere se ci dice la versione dei servizi che corrono su queste porte, porte che abbiamo scoperto, quindi parliamo della porta 80, la porta 135, la 139, la 445, la 3389, poi abbiamo la 49663, la 49667 e la 49669. E salviamo il tutto dandogli sempre il meno "-pn", salviamo il tutto dopo l'IP della macchina vittima in formato normale di nmap e chiamiamo ports. Ok, lo scan è terminato. Nel frattempo ho riavviato la macchina di TryAcme perché mi dava problemi, quindi naturalmente l'IP è cambiato, l'abbiamo cambiato anche nella Polybar. Dunque, andiamo a vedere cosa abbiamo. Abbiamo un'80 aperta, quindi con il servizio HTTP, con il titolo IIS Windows Server. Abbiamo una 135 RPC. Abbiamo la 139.445 per il servizio Samba. E poi abbiamo la 3389. E abbiamo qui anche un altro servizio HTTP sulla 49663. Qui abbiamo fatto un OS Discovery, quindi abbiamo trovato il nome del computer che è relevant, il nome della macchina. Ok. Allora, cominciamo subito con andare a vederci il servizio che corre HTTP sulla porta 80. Ok, vediamo che su questo sito c'è appunto un Internet Information Server, un IIS, e non vediamo nient'altro di interessante. Questa immagine è cliccabile, ma come vediamo in basso a sinistra ci riporta una pagina Microsoft, quindi ci porterebbe fuori dalla macchina, non ci interessa. Abbiamo visto nello scan che c'è un altro HTTP su un'altra porta, andiamola a vedere. Apriamoci un attimino il file perché non me lo ricordo. Era la porta. Eccola qua, 49663. Vediamo cosa c'è. 49663. E vediamo che anche nella 49663 abbiamo la stessa identica cosa e anche qui la foto ci riporta una pagina esterna di Microsoft che non ci interessa a nulla. Quello che possiamo fare è cominciare a vedere se c'è qualche directory nascosta su una di questi due siti. Cominciamo da magari dalla porta 80. E per farlo, questa volta invece di utilizzare GoBuster, andremo a utilizzare FUZ. Quindi gli daremo WFUZ. E gli daremo il parametro meno C per dirgli che ci faccia un report colorizzato con i colori, con il parametro meno L per dirgli che segua la redirection, con il parametro meno T400 che sia un po' più veloce, e aggiungiamo anche meno meno SC, ossia show code, uguale a, mettiamo 200 e
301, ossia gli sto dicendo, man mano che stai lavorando, mi devi fare un report solamente dei codici che incontri 200 e 301. Ricordiamo che il 200 è il codice ok per le pagine, il 301 è il redirect. Dopodiché andiamo ad andare con meno W, il dizionario che vogliamo utilizzare, quindi in user share word list usiamo il dirbuster e il directory list, il 2.3 medium c'era, ok, e poi gli diamo l'indirizzo che è questo qui, che l'abbiamo salvato, e alla fine mettiamo barra foods. Questa parola che mettiamo qui, foods, è la variabile. In pratica che cosa gli sto dicendo? Gli sto dicendo al posto di foods mettimi ogni singola cosa che trovi in questo dizionario, e così lui fa il tentativo per trovare altri percorsi. Ok, gli diamo enter e vediamo cosa trova. Lo lasciamo lavorare e nel frattempo possiamo andare a dare un'occhiata al file che avevamo salvato. Ingrandiamo un po'. Era ports. Che altro possiamo andare a dare un'occhiata? Sicuramente alla 139.445 abbiamo il servizio SMB. Servizio Samba, potremmo andare a vedere se c'è qualche file condiviso che ci potrebbe interessare, quindi gli diciamo SMB client e con il parametro meno L per dirgli di listarci il contenuto e gli diamo l'IP della macchina vittima. Ci richiede la password non ce l'abbiamo, facciamo Enter e vediamo che evidentemente qualcosa c'è. Abbiamo admin, C, IPC e poi quest'altra risorsa NT4WRKSV. Andiamo a vedere se ci fa vedere cosa c'è dentro a queste cartelle. Slash slash il percorso, il primo è admin dollaro. Non abbiamo la password e ci dice accesso negato. Il secondo è C dollaro, no password, accesso negato. Il terzo è IPC dollaro e qui ci fa entrare. Se facciamo un dir, ci dice che non c'è nulla. Ok. Proviamo l'ultimo. NT4 WRKSV, nessuna password, anche qui siamo dentro, facciamo un dir e qui troviamo un file con scritto password txt, sicuramente interessante. Possiamo prendercelo con il comando get. Si è impalato tutto qua. Sicuramente molto interessante, questo ce lo andiamo a prendere con il comando get password txt. L'ho scritto male senza la s, quindi rifacciamo get passwords.txt e ce lo siamo scaricato. Beh, mi sembra che non ci sia nient'altro qui, quindi ci andiamo a vedere questo file. Abbiamo già visto tutti i file condivisi. Ok, allora da qui usciamo e ci andiamo a vedere questo file che ci siamo scaricati. E leggiamo user e password encoded. Quindi qui abbiamo in teoria user e password encodeati, codificati. Per esperienza, e come ci è già successo, spesso capitato in altre macchine, sembrerebbe che è una base 64, però per sicurezza andiamo a cercare di
decodificarli, e per farlo utilizziamo un sito che abbiamo usato molte volte su TryAcme, che è CyberChef. Andiamocelo a prendere. Ok, ci andiamo a prendere quello che abbiamo trovato. Cominciamo dal primo. Copiamo e lo piazziamo qua in input. Ora, CyberChef, come sappiamo, ha vari formati per provare a decriptare, a decodificare, eccetera. Però c'è un formato che si chiama Magic. Questo formato il 90% delle volte funziona e ci va a scoprire in automatico che tipo di codifica è. Lo aggiungiamo qui e vediamo che ha già ci ha riportato qualcosa. Abbiamo un username Bob e una password. Questa ce l'andiamo a salvare su un file. Possiamo fare con Nano un file chiamato credenziali, come sempre. Ci mettiamo queste e andiamo a vedere anche l'ultima che avevamo trovato, che sono due, questa qui. La inseriamo qua e anche qui vediamo che abbiamo un altro username Bill con relativa password. Ci salviamo anche questo. Torniamo nel nostro file nano credenziali, andiamo giù e ci salviamo anche questo. X. Yes, perfetto. Quindi allo stato attuale abbiamo trovato delle credenziali che sono queste. Che ci facciamo? Boh, andiamo a rivedere il nostro file, il nostro report. Dunque, sull'HTTP non abbiamo nulla, abbiamo l'IIS della Microsoft, SMB l'abbiamo appena fatto, abbiamo RDP sulla porta 3389. MS Server. Potremmo provare a utilizzare le credenziali in RDP. Tanto per cominciare, vediamo se abbiamo installato RDP. Quindi gli diamo dpkg-l per fare una lista, un pipe, e gli diciamo di greppare per RDP. Io lo tengo installato, eccolo qua. È free RDP2. Voi con questo comando potete vedere se ce l'avete installato. Se non ce l'avete installato, basta che fate un sudo install e questo file. Allora andiamo a chiamare l'RDP con xfree RDP e cominciamo a dargli il parametro U, dove gli diamo il nome della macchina che abbiamo visto nel report che è relevant. Gli diamo una controbarra e gli diamo uno dei nomi utenti che abbiamo trovato, quindi era Bill slash, gli diamo il parametro P e gli diamo la password che abbiamo trovato, che ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Apriamoci un'altra terminale, andiamo nella cartella e ci andiamo a leggere il file credenziali che avevamo fatto. Bill aveva questa password. Quindi gliela andiamo a mettere. Però, avendo questi caratteri speciali, dobbiamo metterla tra virgolette semplici. Quindi gli mettiamo le virgolette semplici. Ok. E poi gli mettiamo con il parametro V l'IP della macchina vittima, che abbiamo detto è 10 10 254204, dandogli naturalmente la porta RDP che è la 3389. Ok, diamogli enter e vediamo. Connessione fallita. Questa macchina dà non pochi problemi.
Riproviamo. Continua a darci connessione fallita. Ricontrolliamo Xfree RDP, ok. Parametro U, nome della macchina, ok. Uno degli user che abbiamo trovato con la sua relativa password. Parametro V con l'IP della macchina vittima, che è corretto, e la porta RDP, che è corretta. Continuiamo. Vediamo se si riprende la macchina. Riproviamo. Ancora. Again. Allora. Oh, hai rotto il c***o. Mannaggia la m***a. Oddio, tu guarda se l'hai detto. Evidentemente c'è un errore TCP connection, però facciamo un tentativo, proviamo con le credenziali, le altre che abbiamo trovato. Quindi qui andiamo a mettere l'altra password. Quella di Bob. E appunto andiamo a mettere l'username di Bob. Vediamo che succede. Sicuramente la stessa cosa perché il problema non è password, username, ma la connessione. Infatti, free RDP TCP connection file. Dunque, dato che la sintassi è corretta, ma ci continua a dare questo errore che tra l'altro è molto vago e generico, quindi anche se vado a investigare è difficile cercare di capire qual è il problema, ma io suppongo che sia la macchina vittima perché già fino a questo punto mi ha dato svariati problemi e ho dovuto riavviarla. Cerchiamo un'altra via. Dunque, l'unica informazione che abbiamo avuto fino adesso, dopo tutto quello che abbiamo fatto, riguarda SMB Client, quindi rivediamo un attimo SMB Client. L'IP della macchina vittima, facciamo un meno L per listare 10 10 254 204. E come vediamo, la macchina vittima continua a dar problemi, non ci fa connettere nemmeno all'SMB client dove prima ci siamo connessi e siamo entrati per vedere i file condivisi. Riproviamo. Niente. Time out. Complimenti, Traiacmi. Ho riavviato per l'ennesima volta la macchina. Come vedete, l'IP è cambiato ancora e ancora. Vediamo se adesso ci fa entrare a vedere questi file. Non abbiamo password. Ok, ci fa entrare. Quello che volevo fare era tornare all'unico percorso condiviso dove avevamo trovato qualcosa, questo ultimo. Quindi mettiamo lo slash slash e gli diamo il percorso che ci interessava, che era questo, ce lo copiamo e gli diamo ok. Non abbiamo la password, facciamo un bel dir e vediamo che siamo dentro password txt. Ora, quello che volevo andare a vedere era se questa risorsa è condivisa anche sui due siti. Abbiamo trovato un sito che aveva l'HTTP sulla porta 80 e un altro che aveva l'HTTP sulla porta 49.663, se non erro. Quindi andiamo sull'HTTP del sito vittima porta 80.
che abbiamo il nostro Internet Information Server. Ma no, qui siamo sulla 49.663. Partiamo dall'80, facciamo slash e mettiamo il percorso che abbiamo visto. Apparentemente non succede nulla. Se gli diamo un F12 e apriamo l'inspector in network, facciamo reload e vediamo che lui fa un get, ma comunque un 404, quindi non ci porta da nessuna parte. Quello che possiamo vedere adesso è se fa la stessa cosa anche sull'altro sito, quello che avevamo visto con la porta 49.663, dandogli sempre questo percorso. E questa volta fa un get e ci dà un 200, quindi è evidente che questo percorso è condiviso. Pertanto, se adesso io provo a vedere dal browser il file passwords che avevamo trovato con SB Client, riusciamo a vedere quello che c'è dentro. Perfetto, questa è un'ottima cosa. Pertanto, la prova che voglio fare è provare a creare un file, upparlo sulla macchina vittima e poi vedere se lo possiamo vedere tramite il browser, quindi tra virgolette eseguire e quindi eventualmente tirare su una shell, cosa che avevo già fatto prima che la macchina si bloccasse. Comunque, rifacciamolo insieme. Torniamo alla console. E adesso qui, come vedete, avevo uppato un file test, poi ho dovuto riavviare. Rifacciamolo insieme. Con il comando put possiamo uploadare qualcosa. Andiamoci a creare un file da uploadare. Ce ne torniamo sulla cartella nostra. E ci creiamo un file con nano, stavolta lo chiamiamo test1.txt, così lo dividiamo. Dentro ci scriviamo ciao, ciao. Ctrl X lo salviamo. Ok. Torniamo all'SMB e gli diciamo put il file abbiamo chiamato test1.txt. Facciamo un dir e vediamo che test1 è stato uppato sulla macchina. Quindi adesso non ci resta che andare sul sito e qui invece di password mettiamo il file che abbiamo appena creato, quindi test1.txt. E vediamo che effettivamente ce lo legge. E per fortuna per adesso la macchina non dà più problemi. Quindi che possiamo fare? Possiamo creare una reverse shell e upparla sulla macchina vittima. Come informazione sappiamo che è un server IIS, pertanto i server IIS possono eseguire file in ASP e file in ASPX. Pertanto dovremmo andare a cercarci una reverse shell in questo formato. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare un comando tramite msf venom che ci fa creare una reverse shell in questo formato. Quindi mettiamo msf venom nella ricerca, gli scriviamo aspx reverse shell e vediamo cosa ci esce. Andiamo a dare un'occhiata a sto repositorio di GitHub e qui abbiamo diverse reverse shell in vari formati. E questo è quello che ci interessa a noi, in formato SPX. Allora, ce lo copiamo e ci andiamo a creare un file che poi andremo a uploadare sulla macchina con nano. Lo scriviamo shell.aspx. Ci copiamo questo file, guardiamolo un attimo. È il solito one-liner di reverse shell dove dobbiamo mettere però il nostro IP in listening host, quindi 10 14 31 132. La porta mettiamo la 4000 443 facciamo. E qui è specificato per x86. Avevamo visto l'anno della macchina Windows nella prima scansione. Io metterei un x64. Poi, male che va, ci dà un errore. Shikata Kanai. E qui anche il modulo è il generico di Windows Shell Reverse TCP. Aggiungiamo x64 anche qui. E dovremmo aver settato tutto.
Sì, facciamo un Ctrl X per salvare. Ok. Adesso che l'abbiamo modificato ed è corretto, ce l'andiamo a leggere in modo tale che lo copiamo e lo utilizziamo per far sì che MS Venom crei questa shell. Lo copiamo e l'avviamo. Ok. Ci ha creato la shell, ci dice anche il peso, 3399 bytes. Adesso torniamo su SMB per andare a uppare la nostra shell. E come al solito andiamo nella directory che avevamo trovato dove possiamo operare. Niente password. Ci dà timeout. Quindi suppongo che per l'ennesima volta dovrò riavviare la macchina di TryAcme. E non va, timeout. Molto bene. Ok, ennesimo riavvio, ennesimo nuovo IP. Proviamo a vedere se ci fa accedere all'SMB. Senza password, questa volta sembra di sì. Gli diamo un dir e troviamo il file di sempre. Ora, quello che dobbiamo fare, che cercavamo di fare 4 riavvii fa, è con il comando put mandargli la shell .aspx che avevamo creato con MS Venom. E così l'abbiamo uppata. Se adesso gli diamo un dir, vediamo che è disponibile sulla macchina vittima. Ora da qui possiamo uscire e andiamo a prepararci un curl sul sito vittima. Quindi gli diamo curl, facciamo un get non dandogli niente, http, e diamo il sito, l'IP nuovo, l'ennesimo, 10.10.25.129. Facciamo slash, gli diamo la direzione dove abbiamo messo il nostro file che era nt4vrk svu e poi naturalmente il nostro file che era shell.aspx, perché quello che dobbiamo fare è andare a fare un get su questo file, a eseguirlo. Prima di avviarlo ci apriamo netcat. Quindi facciamo un -lvnp sulla porta che abbiamo scelto. Abbiamo scelto la 443. Se ricordo bene, quando utilizziamo delle porte sotto i 1000 dobbiamo dargli il comando sudo. E siamo in ascolto. Quindi adesso, se andiamo a lanciare il curl, in teoria dovremmo avere la shell su netcat. Vediamo. Sempre se non c'è da fare un altro riavvio. Qui abbiamo semplicemente il codice della pagina. Ah, beh, chiaro, non ho messo la porta. Giustamente, non abbiamo messo la porta. Quindi torniamo indietro e mettiamo la porta che ci interessava, dove c'è il servizio, che è il 49663. Rinviamo il curl. E andiamo a vedere se su netcat è successo qualcosa. Eh sì, effettivamente ci siamo riusciti. Se facciamo un UIM, siamo un user IIS. E adesso se noi facciamo un UIM con il parametro meno P, no aspetta, Windows era slash priv, sì, era questo, possiamo vedere i privilegi che abbiamo. Qui sulla destra ci dice quali privilegi abbiamo disabilitati e quali abilitati. Se guardiamo bene, c'è un privilegio che abbiamo utilizzato già in altre macchine, che è il Se Impersonate Privilege. Andiamoci a vedere qualcosa nella rete perché naturalmente non mi ricordo molto. Andiamo su Google e mettiamo il nome più priv. Ask. E qui troviamo abusing token su Actrix. Ok, qui ci dice quale metodo dobbiamo utilizzare per fare la scalata. E qui abbiamo una piccola descrizione di come funziona, ossia ci dice che qualsiasi processo che ha questo privilegio può sostituire, però non creare,
un token che si può utilizzare. Questi sono tre differenti exploit che possiamo andare a utilizzare. Penso che utilizzeremo questo primo, il print spoofer. Ah, qui c'è anche una piccola demo di come utilizzarlo. Non mi ricordo se avevamo usato questo nelle altre macchine, a dire la verità, perché non me lo ricordo. Andiamo a vedere la cartella. Ah, qui c'è un CPP, quindi bisogna compilarlo. Vediamo se lo troviamo già compilato, no? Mettiamo print spoof compiled. Mettiamo questo di dievus e qui vediamo che c'è già il print spoofer exe compilato. Ce lo scarichiamo e ce lo andiamo a spostare. Partiamo direttamente da, ci avrà messo sicuramente in download. Print spoofer, ok, quindi facciamo move e ce lo spostiamo in home kali cyber tra i machine e la macchina relevant. Ok. Torniamo qui, gli diamo un altro LS, vediamo se ce l'ha spostato ed eccolo qua. Torniamo su SMB, sperando che questa volta ci fa ricollegare senza che dobbiamo fare l'ennesimo riavvio. Quindi SMB client, la nuova IP della nuova macchina vittima 25129. Gli diamo direttamente il percorso dove dobbiamo andare a uploadare questo file. Era NT4 VRK VRK SV e speriamo che ci fa entrare. Ok, siamo dentro, quindi facciamo un dire per vedere quello che c'è e stavolta andiamo a tirar su il file compilato che abbiamo scaricato, quindi facciamo put print spoofer.exe. Andiamo ok, ridiamo dir per controllare e ce l'abbiamo qui sulla macchina vittima. Ok, ora dobbiamo andare a vedere dove ha piazzato questo file dalla macchina vittima, perché se qui facciamo un dir ci esce praticamente il mondo. Quindi allora facciamo una cosa, andiamocene alla radice e qui gli diciamo dir print spoof nome del file .exe, gli diamo la barra s per search più barra p e dovrebbe dirci dove si trova ed eccolo qua, inetpub wwwroot e poi il nostro percorso di sempre. Ok, allora ci spostiamo qui, questo ce lo copiamo. E se adesso qui gli diamo un dir, vediamo che effettivamente c'è il nostro file. Perfetto. Adesso non ci resta che lanciarlo. Quindi mettiamo il nome del file che è print spoofer.exe, gli diamo un -i con -c cmd, lo lanciamo. E se adesso facciamo why am I, possiamo vedere che siamo NT Authority System, che è l'equivalente di root, solo che siamo in una macchina Windows, quindi siamo NT Authority. Ci
ci spostiamo ancora una volta alla radice, gli diamo un dir e vediamo che c'è la cartella user. Andiamo in cartella users, gli diamo un dir anche qui e abbiamo la cartella administrator e Bob. Andiamo prima in Bob. Desktop. Facciamo un dir, mamma mia, sta shell come va male. E vediamo il file user.txt, probabilmente la prima bandiera. Facciamo un type perché siamo su Windows, non su Linux. User.txt. E abbiamo la prima bandiera che ci viene richiesta da TryAcme. La bandiera di user, andiamogliela a dare. Ok. Adesso. Ah già, qui non si può fare, non abbiamo fatto nemmeno un trattamento, non abbiamo fatto nulla. Torniamo indietro. Usciamo da Bob, che c'era la cartella amministrator, sì, andiamo lì. Vediamo che c'è qui. Desktop anche qua. Andiamo un dir e qui sicuramente abbiamo la bandiera di root, quindi facciamo un type su root.txt, la prendiamo e la andiamo a piazzare su TryAcme. E abbiamo terminato anche questa macchina che era definita come difficoltà medium. Sinceramente la più grossa difficoltà che ho incontrato in questa macchina sono stati i 200 riavvii che ho dovuto fare perché la macchina ha dato un sacco di problemi. Però vabbè, questo è TryAcme. Bene ragazzi, anche questa macchina l'abbiamo conclusa. Per finire questa sezione di Advanced Exploitation ci manca solo una macchina e l'andremo a fare al prossimo video. Un saluto a tutti!